Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 16 marzo, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Vergine. Umore sotto i tacchi ma con ripresa. Mattinata difficile, basta dare un'occhiata alle effemeridi per rendersene conto, con la Luna e Marte che bisticciano tra loro, entrambi in quadratura al vostro segno e come se non bastasse anche l'opposizione del Sole abbracciato a Nettuno e di Saturno, solitario nel settore degli amori. Poche le possibilità, o dubbi e bugie, oppure solitudine, delusi dall'altra metà del cielo, vi aggrappate al proverbio meglio soli che male accompagnati. Eppure a proposito della solitudine, scriveva August Strindberg, quello di cui ho paura non è la morte, ma la solitudine. Ne prenderete atto nel pomeriggio, quando il cuore, seppure con qualche riserva, comincerà a fare timide capriole, dopo uno smacco c'è sempre una rivincita, chiusa una pagina se ne riapre un'altra, più interessante. Attesa di buone notizie, attesa per eventi in amore. Speranza e desiderio di incontrarsi con la persona amata. Speranza in ricongiungimenti o in ritorni. Un momento di inerzia potrebbe attraversare la coppia. I single avranno molte, moltissime speranze ma non tutte saranno soddisfatte. Una notizia poco piacevole. Segui i tuoi scopi con convinzione. Più pazienza nel lavoro. Favorito l'amore. Sarai dolce e romantico. Fate in modo da procurarvi nuovi amici, uscite di più e rilassatevi di più. Risolvete ogni problema con il sorriso, ne siete ampiamente capaci. Poche cose ma buone, ecco cosa vi riserva la giornata di oggi. Dovrete essere concreti e puntare soprattutto a essere realistici senza lasciarvi prendere la mano da inutili pensieri. Oggi potreste pensare di iniziare, o normalizzare, una dieta, vi sentite affaticati e pesanti. Colpa di cibi troppo pesanti a cui vi siete dedicati negli ultimi tempi. Giornata piuttosto monotona quella di oggi, con alterni momenti, passerete da una fiducia in voi inusitata a una profonda frustrazione per alcune situazioni che vi vedranno protagonisti. In più c'è qualcuno del vostro passato che potrebbe tornare a cercarvi ma che non gradite lo faccia. Guardate al futuro con occhi completamente diversi, il cielo promette bene e vi darà energie straordinarie da far fruttare nel modo migliore. Usate prudenza e buon senso, non siete preparati per affrontare determinati argomenti, che non solo non vi competono ma che qualcuno cerca di addossarvi. Imparate a criticare meno gli altri, ma state anche attenti a non dipendere troppo dalla loro approvazione. Alcuni di voi sono magneticamente affascinanti oggi e non sarà difficile colpire al cuore i propri rispettivi partner e le nuove conoscenze. Qualcuno può essere in serie difficoltà e potrebbero non volervi chiedere nulla, per paura di una vostra reazione. State tralasciando delle amicizie, non crediate di poterle interrompere e riprendere a vostro piacimento. Nell'ambiente lavorativo o quello scolastico, se ci sono delle cose che funzionano male o in modo imperfetto, sarà bene che lo facciate notare a quanti ne sono responsabili, senza giri di parole, ma con molto garbo. Nella giornata di oggi, molti saranno gli scocciatori che verranno a bussare alla vostra porta, soprattutto nei momenti culminanti. Si registra ancora il sole in pesci quest'oggi che vi tiene il broncio, provocandovi qualche piccolo difetto di protagonismo, ma nulla di grave, in realtà, per un segno assai poco soggetto alla tentazione egocentrica come il vostro. Plutone insediato stabilmente nel segno del Capricorno, Urano in Toro, segni di terra come il vostro, vi donano sicurezza in voi stessi, abilità nel manovrare situazioni più grandi di voi, specie se appartenete alla prima e alla terza decade del vostro segno. Giornata divisa in due questo giovedì, tra l'altro griffato dal vostro astro guida Mercurio, con una mattinata no sotto il tiro incrociato della Luna in Sagittario, ostile a Marte che la minaccia con la sua freccia acuminata e in aperto conflitto anche con i vostri dirimpettai Sole, Nettuno fantasioso e Saturno troppo rigoroso. Insomma con gli altri oggi proprio non gira, dal partner, alla famiglia, fino al capo. Le relazioni si prospettano quanto mai urticanti e intricate.
Decisamente migliore il pomeriggio col passaggio lunare in Capricorno, il cuore si fa più sereno e anche i vostri investimenti ci guadagnano. Amore ed Eros. Per quanto riguarda la mattinata vi ci vuole davvero coraggio per chiamarlo amore. Se siete invaghiti di qualcuno potrebbe trattarsi solo di un sogno, oppure di un rimpianto. Quanto al partner lo sentite così strano, freddo o sfuggente che non sapete più cosa pensare, o forse sì ma quel che pensate non vi piace affatto. Complicazioni anche sul fronte familiare, con la famiglia d'origine, peggio ancora quella acquisita dove critiche e parole pronunciate a sproposito si sprecano. Per un po' incassate, poi anche voi cominciate a sclerare. Migliore il pomeriggio con i ragazzi che tornano da scuola, sono loro il vostro grande amore e per loro siete disposti anche a metterci una pietra sopra. Loro devono crescere in un clima di pace e serenità, di guerre al mondo ce ne sono fin troppe, non è il caso di scatenarne altre anche sotto il tetto di casa. Serve un ultimo sforzo per non deludere le aspettative del partner e rimettervi in carreggiata, la coppia avrà la possibilità di prendere slancio, sarà difficile per chiunque scalfire tale amalgama. Bene così. Stabilità e volontà di costruzione, queste sono le parole chiave del vostro voler rimanere in coppia in questo momento. Non vi curate di avere troppe ambizioni, non vi importa di ottenere chissà che. Il vostro temperamento ordinato e fedele offre e promette serietà, chiede e dà dedizione. I nati della prima decade con Saturno in Pesci contrario non si lasciano tentare da facili evasioni e intemperanze erotiche se sono casati. Lavoro e denaro? Le complicazioni che emergono sul fronte sentimentale si ripropongono anche su quello lavorativo, soprattutto se siete nel ramo commerciale con clienti spocchiosi ed esigenti. Affari fumosi da gestire camminando letteralmente sulle uova. Siete in un ginepraio e ne avete coscienza ma. Se ormai vi siete messi in gioco, non potete fare altro che continuare a giocare. Capo prepotente e indisponente, soprattutto con chi come voi ha l'animo gentile e lascia dire. Se cominciaste a urlargli contro probabilmente ridimensionerebbe le aree ma. Avere un lavoro stabile per voi è troppo importante per permettervi di rischiare il posto. Serata piacevole magari al vostro club o a una conferenza culturale, da soli però, la vostra dolce metà lasciatela pure a casa a brontolare. Ricordatevi il proverbio, meglio soli che male accompagnati. Oggi i limiti non esistono. Il sentiero in cui vi trovate è comodo poiché è quello con cui avete più familiarità. Ma se continuate ad andare sul sicuro non guarderete mai seriamente alle opportunità che vi circondano. In questa giornata di metà marzo un film che potreste aver perso e che si confà alle caratteristiche del vostro segno è La notte di San Lorenzo girato dai fratelli Taviani nell'anno 1982 dei due fratelli Vittorio appartiene proprio al vostro segno, la Vergine. Benessere. Una parola che proprio oggi non vi addice. Tra mal di testa, di stomaco e ancora di schiena, di piedi, per non parlare del fegato ingrossato e di qualche offuscamento di vista. Che beffa, proprio al segno più salutista dello zodiaco oggi tocca sentirsi un ospedale ambulante. In compenso l'anima è serena, così elevata e paziente da sopportare tutti i malanni fisici senza drammatizzare. Ha ragione lei del resto, malessere non significa malattia. Chissà quanti al vostro posto ci metterebbero la firma. Quando i pianeti sono in armonia, puoi aspettarti di sentirti fisicamente in sintonia con ciò che è più importante. Puoi capire quanto sia importante esercitarti prima di socializzare. Per lei, casa disordinata, partner musone e magari neppure sincero, lavoro impegnativo, con un capo che pare che sembra fuori uscito dalla legione straniera. Ma per chi vi hanno prese? Forse per un pungiball. Per lui, emicrania, mal di schiena, pancia sotto sopra. Oggi vi sentite proprio da buttare. Nessun malanno, confermano gli esami, solo stress. Ma se cominciate a pensare che la vita non è bella, urge intervenire subito, chiamate il vostro analista. Colore delle emozioni, vinaccia. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti. 4, attività, 5, finanze, 10, benessere, 5.
Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.